nostro amore. Al tuo marito e il tuo cuore. No, no, guarda, non insistere, perché io con te non scommetto più niente, eh. Perché? Sono stufo di darti tutti i giorni 50.000 lire per le tue scommesse cretine. Perché sei l'unico cretino che io conosca che non sa scommettere. Io non so scommettere. E no, te lo dimostro. Lo vedi quel signore? Lo vedo. Vuoi scommettere che gli do due schiaffoni? Bello sforzo. Gli dai due schiaffoni e finché lui si riprende tu sei già a casa. No, glieli do col suo consenso. Ma va. E lo faccio pure abbassare per darglieli meglio. Beh, se è così, guarda, ci scommetto anche la testa. E che me ne faccio, vuota per com'è? Perché non scommettiamo 50.000 lire? Ma pure 100.000. 100.000? D'accordo. Ci sto. A fare fatto. Scommessa fatta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi scusi, è questo l'ufficio oggetti smarriti? Sì, è questo, ha smarrito qualcosa. Sì, purtroppo. Ma vede, è difficile che qualcuno trovandoli li abbia portati qui. Ecco, sa, con l'onestà di oggi che lascia a desiderare. Mi dispiace, ma lei si inganna, signore, no? Oggi abbiamo certi casi di onestà a prova di bomba, come si dice. Lei mi apre il cuore alla speranza. Sì, capisco. Tutto pieno. Tutto pieno. Gente che deve ritirare. Mi fa piacere. Persino le sigarette, guardi, guardi qui. Questa sì. È una sigaretta smarrita. Ah sì? Gente onesta. Orfana, orfana. Una sigaretta orfana. Piuttosto, se lei mi dice cosa ha perso, ecco, vero, io sono sicuro di trovarli in questi scaffali. Ecco, le dico subito, io tutte le mattine sì? prendo o l'autobus, sì? o il tram, o la filovia. Beh, per ragioni di lavoro, immagino. No, no, per piacere, così. Per piacere? Sì, per svago, mi fa piacere viaggiare. Ah, a lei fa piacere viaggiare pigiato, stretto, come un sandwich. E quello è il piacere, quando sono pigiato. Perché mi piazzo sempre dietro qualche bella donna, Lei per caso palpa? Io palpo, tocco, struscio, pizzico. E non ho mai rimediato un paio di schiaffoni? Sempre, sempre, immancabilmente. Pa, pa! E io sono felicissimo per tutta la giornata. Ma guardi che gli schiaffoni fanno male, Però la vita è fatta di gioie e di dolori. Contento lei. Piuttosto ancora non mi ha detto che cosa ha perso. Se lei mi dà ascolto sì? e mi presta orecchio. Sono tutto io orecchio. Le dico tutto. Sì. Questa mattina alla fermata dell'autobus una bellissima signora, formosissima, la bellissima sì. sale, sì. io salgo, sì. la bellissima avanza, lei io dietro. Questa mattina no, perché due ragazzacci mi hanno rovinato la giornata. Si sono piazzati tra me e lei e io ho perso due schiaffi. Sì, va bene, ma io che c'entro in tutto questo? Perché sono venuto qui sì. per sapere se qualcuno mi ha portati qui. Che cosa? I due schiaffi. Ma lei sta scherzando? Oh, guardi che io sono una persona seria. Sì, se c'è un pulcinello è lei. Ma scusa, lei... come lei mi ha finito di dire di avere fiducia nell'onestà del prossimo. Ma se ne vada, mi faccia le mani. No, io non me ne vado, lei se ne va, lei se io ne va. Voglio sapere, li hanno portati questi due schiaffoni, sì o no? Però sì, caro. Ci sono. Ma lo vedo alterato. Ma io non sono alterato. Lei non soffre, soffre di esaurimento nervoso. Io non soffro di nessuno. Guardi, ci sono gli schiaffoni che mi ricordo. Due schiaffi, sì, li hanno portati. Ah, li hanno portati. Stia calmo però, E sono calmo. Ecco qui, devono essere. Eccoli là! Eccoli là. Meno male. Ah, che gioia! I miei due schiaffoni! Ma sono abbastanza pesanti, Sempre pesantissimi! Eccoli! Oh, grazie! Senta, mi faccio un favore. Sì? Me li dia subito perché ho da fare. C'ho un appuntamento con un mio amico. Ah, li vuole! Eccoli! Sono questi? Buonissimi, guarda! Sono questi? Sì, li ho riconosciuti. Ecco,
Posso andare? Sì. Guarda, lei quando smarrisce qualche schiaffo, venga qui. Sì. Lo viene a riprendere. Io li conservo, li metto tutti da parte questi sì. schiaffi. Sì. Poi lei arriva e io gliele do. E se non sono i miei? Ah, no, sono io, ma io gli do la prova. Ah, sì? Pom, sono suoi. Due per voi. Sì, le dirà. No, non sono miei. Altri due. Altri due. Sono questi. Non sono i miei. Sono questi. Vada. C'è la ricevuta da firmare. No, tutto gratis. IVA da pagare. Ritenute da conto. La giornata. Arrivederci! Torni quando vuoi! Sì, che torni! Ma roba davanti! Non mi era mai successo! Gli scappi sbarriti! Buongiorno! Gli scappi, buongiorno, signora! Oh, il freddo. Beato lei che se la ride. Scusi, come faccio a non ridere? Che tipo? Ha visto quel signore che è andato via? Quello è venuto qui a cercare due schiaffi che aveva smarrito. Ma era un pazzo? No, un pazzo no, ma un po' svitato sì, però. Mi scusi, andiamo a noi. Che cosa desidera? Vedi, io l'altro giorno ho perso la testa. Ah, ma allora vi date appuntamento a quei tutti. Scusi, signorina, ma ce l'avete con me? Sì, appuntamento. Chi? Ma voi svitati. Ma come si permette? Io non sono una svitata. Ah, meglio per lei. Comunque le faccio osservare che la sua testa qui ancora non l'hanno portata. Ma di che testa sta parlando? Da quella che ha perso, no? Io ho perso la testa pensando a dove possa aver smarrito l'ombrello, capisce? Un ombrello. Ma allora lei ha perso un ombrello. Scusi, la testa è un bene. Ma che fa, piange? Sì, perché per me era un ombrello importante, capisce? Me l'aveva regalato mio fidanzato. Il fidanzato? E lui è siciliano, gelosissimo. Ah, capisco, non si preoccupi. Può pensare che lei l'abbia regalato a un altro. Di che colore è questo ombrello? Fucsia, con dei bordi turchesi, la prego, me lo trovi. Che colore ha detto? Fucsia. Fucsia, ma che colore è fucsia? Fucsia, tappezzato, come ha detto, tappezzato blu. Turchese è fucsia. Sì, dunque, mi dica, signorina, per caso ha il manico nero il fucsia? Sì. L'ho trovato, è qui, signorina. No, è questo? Il mio ombrello, guarda. Contenta? Sì, contenta? Veramente lui, io sono salva. Le dispiace, una firmetta qui, sì. La firmetta. Ombrello, sì, brava. Grazie, veramente stupendo. Grazie, se ne può andare. Grazie, sì. Un bacio. Oh, ma dai, il fidanzato geloso e mi baci. Sono riconoscente, grazie di prego, nuovo. Prego, signora. Arrivederci di nuovo. Arrivederci, l'accompagno. Grazie, veramente. Lei è molto bellina, sa, signora. Grazie. Auguri per il suo fidanzato. Ma che sono tutti matti qui oggi. Tutti matti, veramente per ombrello, quella. E mi viene il tuo amore. E come del ritorno. Forse gli schiaffi che io gli ho dato non erano i suoi? Non erano i miei. Lo dicevo io, sa, perché proprio in questo momento me ne hanno portati altri due. Non sono miei neanche quelli. Ah, neanche quelli. I miei l'ho ritrovati. Ah, sì. E dove? Quando sono uscito di qui, sì. la bellissima stava ammirando in un negozio di lusso alcuni oggetti. Sì. Allora io non appena l'ho vista, sì. È stata così grande la tentazione che ho allungato la mano e lei... Pa! Mi ha dato i due schiaffoni! L'ho ritrovati, lei capisce? Lei è fortunato, sì. Ma adesso lei da me cosa vuole? Sono venuto, sì? A restituirle i due schiaffoni. Sì, ma non c'è bisogno. Tanto chi viene qui a cercarmi? Questo lo dice lei. Ma se qualcuno ha perso due schiaffoni, vieni qui e non li trova. Io che vivo col rimorso. Ma chi vuole che vieni? Guardi, si alzi. Ma non c'è bisogno. Si alzi perché io gliele ridò volentieri. Ma guardi che non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Si tolga gli occhiali. Abbassi bene la faccia così, ecco, la metto in posizione. È pronto?
E si ricordi innanzitutto l'onestà! L'onestà!